Eccoci finalmente al tanto atteso lancio del Model Year 24 di Iveco. Siamo a Barcellona con Massimiliano Perri, capo del mercato Italia di Iveco. Massimiliano, siamo in un momento storico molto importante in cui la transizione energetica è avviata, però anche un momento molto difficile. Con questo lancio Iveco come vuole affrontare questo momento? Ma sicuramente oggi una giornata storica nel nostro marchio, perché come ha detto la nostra missione di Diagato, abbiamo investito oltre 1 miliardo per il rinnovo di tutta la gamma. Quindi oggi affrontiamo queste nuove sfide con cosa? Con una gamma rinnovata diesel, quindi abbiamo lanciato il nostro nuovo SUA con motore termico che garantisce un 10% di risparmio carburante rispetto all'ultima generazione, che era già iperefficiente rispetto alla generazione precedente. Quindi siamo molto contenti e siamo sicuri che questo nell'immediato è una risposta a quei clienti che vogliono essere, come dire, più verdi da un lato, ma anche avere dei vantaggi dal punto di vista economico, perché insomma un 10% di risparmio di consumi garantisce una profittabilità del prodotto molto maggiore. E poi all'atere dei veicoli termici abbiamo lanciato la gamma completa dei veicoli elettrici, no? Quindi abbiamo il nostro Daily elettrico, il gemello elettrico dell'Daily termico, che sostanzialmente riprende, ricalca tutta la gamma del termico ed elettrico, quindi abbiamo una gamma che va da 3.5 fino a 7.2 tab e bar, quindi un daily completo, un daily pro emissione. E poi infine abbiamo il nostro veicolo pesante, l'SE-Way, che è un veicolo che è nato elettrico, è nato con, non è un veicolo termico trasformato, ma il veicolo è nato elettrico, quindi monta gli ali motor che hanno 645 cavalli di potenza, abbiamo 9 pacchi di batteria con 728 kWh installati, che garantiscono un'autonomia oggi che è il benchmark assoluto del mercato, quindi il nostro veicolo fa fino a 500 km di autonomia. Quindi siamo molto eccitati, no? Una gamma completa, una gamma nuova, e poi oggi abbiamo avuto questa anche grandissima sorpresa della partnership con i Metallica, per chi come me è un po' più anzianotto, quindi una band che era sugli apici del successo degli anni 80, per noi è stata una grossa sorpresa di partire con questa nuova partnership che darà vita a una serie di attività nel corso del 2024. Quindi voi siete stati i precursori del metano, sì, e ci credete ancora, immagino, ma volete essere i precursori a questo punto anche di questa nuova gamma elettrica e forse anche idrogeno, perché avete parlato, esatto, di un motore full multifuel. Esatto, quindi il nostro X-Cursor X13 avrà anche la sua variante a gas, quindi ulteriormente potenziata, arriviamo fino a 500 cavalli, è un veicolo molto più robusto rispetto alla generazione precedente. Siamo sicuri che questo nuovo motore CNG, o alimentato sia CNG o LNG, potrà essere applicato in tutte le sue applicazioni, ricoprendo sostanzialmente le emissioni della gamma diesel, no? Quindi sappiamo già che il nostro veicolo LNG arriva fino a 1600 km all'ora. Non soltanto diesel, non soltanto gas, non soltanto elettrico, ma abbiamo anche il veicolo idrogeno. Quindi il veicolo, abbiamo tra altre cose presentato l'anno scorso ad Hannover, è un veicolo che già funziona, che sta macinando i chilometri, un veicolo che con le sue bombole di idrogeno, dove riusciamo a far stare circa 70 kg di idrogeno, riesce ad arrivare fino a 800 km di autonomia, perché è già un veicolo adatto per lunghe distanze. Quindi possiamo dire che Iveco ha davvero avviato il cambiamento della mobilità commerciale? Esatto, il nostro approccio multitecnologico oggi viene ribadito con il lancio della nuova gamma. Grazie Massimiliano. Grazie. Stay tuned.